Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge sulla legittima difesa, ma contestualmente ha inviato una lettera ai Presidenti delle Camere e al Premier Giuseppe Conte. Mattarella ha rimarcato come la necessità di reagire legittimamente a un'offesa ingiusta e a una situazione di pericolo nella propria abitazione debba essere la conseguenza di un effettivo grave turbamento. Il PD plaude ai rilievi del Colle, mentre il ministro Matteo Salvini è soddisfatto. Come avevamo promesso, da oggi la legittima difesa è legge dello Stato, sottolinea il leader della Lega. Resta alta la tensione tra 5 Stelle e Lega sui casi di Armando Siri e Paolo Arata. Di Maio invita la Lega a prendere le distanze dall'imprenditore Arata, poi torna a chiedere le dimissioni del sottosegretario indagato. Giuseppe Conte lo incontrerà, assicura Di Maio, e lo farà dimettere. Per me deve restare al suo posto, replica Salvini. Giancarlo Giorgetti scommette su Conte, è un professore e un avvocato, vedrà le carte e capirà. La parola che descrive Salvini e Di Maio è opportunismo. Il segretario del PD Nicola Zingaretti alla convention di presentazione dei candidati Dem alle elezioni europee sfida il governo giallo-verde. Abbiamo presentato una mozione di sfiducia, così vedremo se i litigi tra Movimento 5 Stelle e Lega sono veri o finti, e dal giorno dopo raccoglieremo le firme per mandarle a casa, attacca il governatore del Lazio. Quella del PD è una lista unitaria, ha ricordato Zingaretti. Abbiamo messo insieme Calenda e Pisapia per lavorare al servizio di tutti. Un giovane gambiano di 26 anni, Samara Saho, è morto in un incendio divampato in una baracca del ghetto di Borgo Mezzanone, l'agglomerato abusivo a pochi chilometri da Foggia. La tragedia, dice il ministro Salvini, conferma che abbiamo il dovere di riportare sicurezza, ordine e legalità, continuando con i controlli e gli sgomberi. Alcune associazioni del territorio rivolgono un appello al Vaticano e a Mattarella, chiedendo un programma di accoglienza che rispetti la Costituzione e i principi di umanità. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.